Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Zootincon. Target Ita. Queste sono le immagini. Il gioco è anche in italiano. Il gioco è sviluppato da Loaded Studios. E per finire questa mappa ci impiegate, aspetta che carica, ci impiegate tra i 2-3 giorni. Aspettiamo che carica. Ok. Allora, ok, già mi ha fatto spanare nel mio zoo. Allora, dovrebbe essere mio. Sì, perfetto. Aspettiamo che carica. Allora, prima di iniziare a farvi vedere il tour della mappa, devo dirvi che comunque la cosa che mi ha deluso di questa mappa sono i bot. Infatti, come vedete, sembrano dei nani in confronto, mentre sembrano proprio dei gnomi. Va bene, iniziamo a entrare adesso nello zoo. Allora, ci sono molte cose da fare in questa mappa. Allora, in questo caso a me non devo farlo adesso io, però dovete dare da mangiare anche agli animali certe volte. O come in questo caso adesso, loro faranno anche i bisogni e potete pulirli. In teoria, dandogli da mangiare e facendo i bisogni, dovrebbero comunque guarire. E vedi là, dovrebbero darvi dei soldi. Qua prendete il cibo, che sono le carote, e le date agli animali. Per tutti gli animali, per qualche strana ragione, ci sono solamente le carote invece di variare. Allora, adesso qui faccio vedere un po' tutto lo zoo velocemente. Qui c'è una zona aperta. In teoria qua dovrebbero esserci i dinosauri, però è a pagamento. Infatti non vedete recinzioni di dinosauri, è tutto a pagamento qua. Poi potete pure pulire e vi danno anche i soldi. Queste sono un po' tutte le strutture che sta al lago. Qua ci sono, c'è l'elefante. Qui ci sono le giraffe. Poi di qua abbiamo una zona tipo relax. Qua ci sono i cavalli. Poi di qua abbiamo i coccodrilli. O alligatori. Di qua ci spostiamo in una zona praticamente artica, dove ci sono i pinguini. Qua ci sono le renne. Qua c'è una sorta di collina dove si può scivolare con lo slittino. Qua ci sono i lupi. Qua gli orsi polari. Di qua invece abbiamo gli orsi bruni. Qua. Qua c'è la zona più che altro di divertimento, parco divertimento. C'è la ruota panoramica. E questa è la cosa più cara da comprare al gioco. Più altre varie cose di divertimento. Qua ci sono i gorilla. Se li vedi, trovo, ve li faccio vedere. Eccoli là. E ci spostiamo da quella parte. Qua c'è l'ultima area dello zoo. Qui abbiamo la medusa. I pesci.
Ah, questi di qua che vedete, se ci cliccate, sono dei potenziamenti che non potete fare perché vi spiego, se ci cliccate, vi dice di pagare. Voi al massimo potete fare questi potenziamenti mettendo due animali, massimo. Più di due animali non potete mettere purtroppo, poi il resto è a pagamento. Qua ci sono le orche. E qua ci sono gli squali, infine. Torniamo all'ingresso dello zoo. Ok, riassunto veloce, come potete vedere, in questa modalità siete in 4 giocatori, quindi oltre alla vostra mappa ci sono altre 3 persone anche. E niente, direi di aver detto tutto, vi ho dimostrato tutto. Riassunto, comunque ci impiegherete massimo un giorno per fare questa mappa, poco tempo. Se giocate molto però, se giocate poco come ho giocato io, ci impiegate anche 2 giorni. Ci vogliono circa 4-5 ore per fare questa mappa in teoria. E niente, se il video vi è piaciuto mi invito a lasciare un mi piace. Iscriviti al canale per altri video di Roblox Tinkon. E ultima cosa, come potete ben vedere, qua c'è il Rabbit. Cos'è il Rabbit? Il Rabbit praticamente vi fa resettare la mappa e farla da capo. Tutto qua. E niente, per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!